siete soddisfatti? Diciamo che è una bellissima giornata per la democrazia, per l'Italia, non per la Lega, ma per gli italiani, perché dopo 30 anni saranno gli italiani in primavera a poter votare dei referendum che fanno la prima grande, unica riforma della giustizia, dall'inizio alla fine. E quindi sarà un passo in avanti per i milioni di italiani in attesa di giudizio, si eviteranno le migliaia di innocenti che finiscono in carcere, i delinquenti continueranno a finire in galera e la separazione delle carriere è un atto di civiltà. Chi indaga, indaga, chi giudica, giudica. E quindi ci sarà una giustizia più veloce, più giusta, più libera, più indipendente, e anche il fatto che si eliminino le correnti che lottizzano CSM, nomine, incarichi e tribunali è veramente qualcosa che porta l'Italia a essere un paese moderno, evoluto, civile, meritocratico. Ringraziamo la Consulta, ringraziamo i cittadini che hanno dato le firme, ringraziamo chi ci ha dato una mano, soprattutto prepariamoci perché in primavera sono gli italiani, non più solo il Parlamento, ma tutti gli italiani a poter dire sì a una giustizia giusta. Io parlo con gli italiani, questa sarà una scelta per gli italiani, questa è una giornata così bella che non ho tempo per le polemiche. Ma non avrete l'aiuto di Fratelli d'Italia? No, ma io parlo a 60 milioni di italiani, lei compresa. Se lei crede una giustizia diversa, giusta, meritocratica, dove chi sbaglia paga, verrà a votare il referendum. Poi su questo sicuramente un centrodestra nuovo, moderno, coerente, efficiente, liberale, garantista, che mette in galera i colpevoli, ma non persegue e perseguita gli innocenti, può nascere. Mi aspetto i no dei 5 Stelle, dell'ultrasinistra, però ripeto, questi sono referendum che ormai non sono più dei partiti, non sono più della Lega, del PD, di Fratelli d'Italia, sono degli italiani.